abbiamo visto che il campo dei numeri complessi non è altro che l'insieme R quadro in cui abbiamo introdotto due operazioni, un'operazione di addizione e un'operazione di moltiplicazione, che rendono questo insieme un campo. Abbiamo definito il modulo di un numero complesso. Un numero complesso è una coppia quindi x y di R quadro. In forma algebrica si denota con x più iy. Abbiamo visto anche la rappresentazione polare di un numero complesso. Ora, se z è uguale a x più iy, abbiamo definito il modulo di z uguale a radice quadrata di x quadro più y quadro. D'accordo? Quindi ho due punti, z1 e z2, appartenenti a C, la distanza tra z1 e z2 non è altro che il modulo tra z1 e z2. Se z1 è uguale a x1 più y con 1 e z2 è uguale a x con 2 più y con 1, questo è altro che la radice quadrata di x con 1 meno x con 2 al quadrato più y con 1 meno y con 2 al quadrato. Questo è z1, x con 1 y con 1, questo per esempio è z2, x con 2 y con 2. Questa la distanza tra z1 e z2 non è altro che la misura di questo segmento. È la stessa distanza che avete introdotto nell'insieme R4. Quindi la media che avete sul campo complesso è la stessa che avete in R4. Di conseguenza, ragazzi, tutte le definizioni e tutte le proprietà che discendono dalla distanza in C sono uguali a quelle in R4. Quindi, epilogando, assegnato un punto Z0 appartenente a C e un numero reale positivo R, è chiaro che cos'è il disco di centro Z0 e il raggio R. La definizione di insieme aperto, insieme chiuso, punto interno, punto esterno, punto di frontiera, punto di accumulazione, insieme limitato, insieme illimitato, insieme compatto, insieme connesso, sono le stesse che avete visto in R4, perché la distanza è la stessa che avete introdotto in R4. Quindi non stiamo qui a ripetere tutte queste definizioni, sono quelle che già conoscete. Qual è lo scopo di questo corso, di questa parte di corso? Sia S un sottoinsieme di C diverso dall'insieme vuoto. Ragazzi, al seguito, il nostro insieme S o A, i nostri sottoinsiemi di C sono sempre diversi dall'insieme vuoto, quindi non lo scriverò più questa proprietà, d'accordo? Ed è tale che a z uguale a x più y, ragazzi, un numero complesso me lo denoto o con la coppia x y o allo stesso modo x più y appartenente ad s associa f di x più y appartenente a c. Cioè, noi studieremo funzioni definite in un sottoinsieme di C e a valori in C. Quindi siamo una funzione da R4 in R4, dove in R4 abbiamo introdotto queste due operazioni di addizione e di moltiplicazione. D'accordo? Ragazzi, f di x più y è un numero, per ogni x e y è un numero complesso, questo. Quindi avrà la sua parte reale e la sua parte immaginaria. Indichiamo con U la funzione che
x1 appartenente a R quadro associa la parte reale di f di x più d di y appartenente ad R. D'accordo? Comunque prendo x1 appartenente a R quadro, mi calcola f di x più d di y. Questa è una compresa nella parte immaginaria. Poi, nel caso con B, tale che xy appartenente a R4 associa la parte immaginaria di f di x più y appartenente a R. Prendo xy, mi calcolo f di xy in numero complesso, mi prendo la parte immaginaria. Allora, diciamo così, sia S questo ed F siano S sottinteso di C ed F la funzione. Posto U e B in questo modo, sia che F la posso scrivere F tale che a Z uguale a X più I U appartenente ad S associa U xy più b xy appartenente a c. La f me la posso scrivere f di x più y uguale u xy più b xy appartenente. F di x, cioè la parte reale più i, la parte immaginaria di f di x i di y. Quindi assegnato un sottinsieme S di C e della funzione di S in C ad F vengono associate due funzioni definite in R quadro e a valori in R, tale che f di x più i y la posso scrivere come u di x di y più i v di x di y. D'accordo? Queste due funzioni sono molto importanti, dopo vedremo il perché. D'accordo? Facciamo qualche esempio subito. Data la funzione f1 tale che a z uguale a x più i y appartenente a c associa z quadro che uguale a x più y al quadrato, cioè z per z. Che è questa? Questo è x quadro meno y quadro più b due volte x y. Vi trovate? Allora, chi è la vostra funzione u di x e y? Questa è la vostra funzione u di x y. E chi è la vostra funzione v di x y? V di x y. Quindi u di x y è tale che a x y appartenente a r quadro associa x quadro meno y quadro. V chi è la funzione h x y appartenente a r quadro associa 2x y. D'accordo? È una funzione f2 che a z uguale a x più y appartenente a c associa il coniugato di z uguale a x più scriviamo i meno questo è la fazione di c, ricordiamoci questa macchina. Chi è la vostra u di x y? Chi è la vostra b di x y? Chi
y è uguale a funzione x, min x y è uguale a funzione meno y. Si denota con questo simbolo, ci sta, d'accordo? Associa 1 su z, questo è uguale a x fratto x quadro più y quadro più y meno y fratto y quadro più y quadro. Ragazzi, scusate, qui non è R quadro, qua è S, ovviamente. Non puoi vedere, ho sbagliato, qua non è. Queste funzioni sono definite su R quadro, ovviamente sono definite dove è definita F su S. D'accordo. Allora, appartenente. Chi è U di XU in questo caso? Un x y è x fratto x quadro più y quadro. X y è meno y fratto x quadro più y quadro. Dove sono definito? Dove è definita la f, cioè dove sono definite ci sta. Da un altro esempio. Ponete a uguale z0 uguale a x con 0 più y con 0 appartenente a c. Un elemento fissato di c. Considerate f4, avete la z appartenente a c, la funzione costante associa z0 uguale x con 0 più i in questo caso chi è? Un x y è la funzione costante uguale a x con 0 e min x y chi è? La funzione costante uguale a y con 0. La funzione F5 che a z appartenente z uguale a x più y appartenente a c associa la parte reale di z che è uguale a x appartenente. In particolare questa è la funzione che va da c in R. In questo caso chi è u di x y? Chi è u di x y? X. Chi è b di xy? 0. Sarà la funzione f z da z uguale a x più y appartenente a c associa la parte immaginaria uguale y, attenzione. Questo è sotto insieme di ci sta. Chi è la parte? Chi è u di xy? 0. Chi è u di xy? 0. Chi è? E y. Questo è u xy. Chi è b di xy? 0. Quindi ragazzi, è chiaro come si fa a individuare la funzione u e la funzione v.
d'accordo? Posso lanciare, ragazzi? Sì, provate. Qualche problema? Qualche dubbio? In questo caso invece il ciclo deve mettere CR, questa va su R che è sotto insieme di C siamo visti. Partiamo la definizione di limite. Vorremmo sempre S diverso dall'insieme punto. Z0 un punto di accumulazione Z0 appartenente a C, un punto di accumulazione per S. Grazie, come Z0, non vedete che Z0 appartenga ad S, può appartenere ad S, ma può anche non appartenere ad S, l'importante è che sia un punto di accumulazione. F, la funzione che a Z appartenente ad S associa F di Z appartenente a C. Ed è uguale ad A più IB appartenente a un punto appartenente a C. Allora, ragazzi, diremo che si dice che F di Z tende ad L rispettivamente infinito quando z tende a z0 e si scrive il limite di f di z per z che tende a z0 è uguale ad L rispettivamente infinito se per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta epsilon maggiore di 0 tale che z appartiene ad S e il modulo di z meno z0 è maggiore di 0 e di minore di delta epsilon implica che il modulo di f di z meno l è minore di epsilon rispettivamente il modulo di f di z è maggiore di epsilon. Ragazzi, questo è delta epsilon e questo è S, eh? Certo, sì.
Invece questa è... Non confondiamo del tempo, ok? Prende questo S, non confondete i due. Due simboli. Quindi cosa vuol dire, ragazzi? Allora, S è un sottoinsieme di C, Z0 è un punto di C, non ho detto che appartenga ad S, ma deve essere un punto di accumulazione per S. Cosa vuol dire un punto di accumulazione, ragazzi? Cosa che già sapete, visto in analisi 2. Comunque fisso l'intorno del punto Z0, in questo intorno cadono infiniti punti di S, d'accordo? Allora, poi sia L un numero complesso. Direi che il limite di f di z per z che tende a z0 è uguale ad L se comunque fisso l'intorno di L, o meglio, comunque fisso un disco di centro L e raggio epsilon, riesco a trovare un intorno del punto z0, cioè un disco di centro z0 e raggio delta epsilon, tale che se z appartiene ad S, z sta in questo intorno e z è diverso da z0, maggiore di 0 vuol dire che z è diverso da z0, allora f di z cade nell'intorno di L, d'accordo? Il fatto, ragazzi, che fissando questo intorno, l'intorno di z0, il disco di z0 di raggio di centro z0 e raggio delta epsilon ci siano punti di S che verificano questa condizione, ci assicura il fatto che Z0 è un punto di accumulazione per S, d'accordo? Invece, ragazzi, vedremo che il limite vale infinito. Ragazzi, non ho scritto più infinito, non ho scritto nemmeno infinito, ho scritto soltanto infinito, perché abbiamo visto che il campo del muro, perché non abbiamo introdotto nel campo dei muri complessi alcun ordinamento. Che abbiamo visto, non ci sono ordinamenti compatibili con l'addizione e la moltiplicazione. Quindi il limite è infinito se comunque fisso l'intorno dell'infinito, quindi cosa vuol dire? Comunque fisso una palla, un disco di centro origine raggio epsilon, che ha l'intorno dell'infinito e complementare di questo disco, riesco a trovare un disco di centro delta 0 e raggio delta epsilon, tale che se z, sta in se z appartiene ad S e sta in questo disco, ma diverso da z0, allora f di z cade all'intorno di infinito, cioè f di z si trova all'esterno del disco di centro d'origine e raggio epsilon, d'accordo? Poi questo è il caso nel caso in cui z0 è un punto di accumulazione per c. Vediamo cosa si può dire nel caso in cui l'addizione di limite quando l'insieme S non è limitato. Definizione. Allora, siano S incluso in C un insieme illimitato. Cosa vuol dire, ragazzi, che un insieme è limitato? Comunque fisso un disco di centro d'origine del raggio a piacere, d'accordo? Trovo dei punti di S che cadono al di fuori di questo disco. Per esempio, se posto insieme S, fatto così, posto insieme S. Comunque fisso un disco, trovo dei punti di S che stanno fuori, perché questo è posto insieme S. Comunque fisso un disco di centro origine, trovo dei punti di S che cadono al di fuori di questo disco. Allora,
se io avessi un insieme limitato ed è una funzione di S in C, F è una funzione di S in C e L uguale a più il B appartenente. Si dice che F di Z tende a L rispettivamente infinito quando Z tende a infinito se avessi scrive il limite di f di z per z che tende a infinito uguale a l rispettivamente infinito se per ogni epsilon maggiore di z esiste l'epsilon maggiore di z tale che il modulo di z è maggiore di delta x e così tale che Z appartiene ad S e il modulo di Z è maggiore di delta X implica il modulo di F di Z meno L è minore di Epsilon rispettivamente il modulo di F di Z è maggiore di Epsilon. Quindi S è un insieme in cui si incide un insieme illimitato, F è una funzione di S in C ed è un numero complesso. Posso vuol dire che il limite F di Z per Z che tende a infinito è uguale ad L che comunque fisso intorno del punto L, quindi comunque fisso un disco di centro L e raggio Epsilon, riesco a trovare un intorno dell'infinito, quindi esiste un delta epsilon tale che se il modulo di z è maggiore di delta epsilon si ha che f di z cade nell'intorno di centro L nel disco di centro L in raggio epsilon. Cosa vuol dire che il limite invece è infinito? Comunque fisso un intorno dell'infinito, quindi comunque fisso un epsilon maggiore di z e mi considero che l'intorno dell'infinito il complementare di un disco di centro l'origine e il raggio epsilon, riesco a trovare un intorno dell'infinito. Che cosa riesco a trovare? Il complementare. Esiste un disco di centro l'origine e il raggio delta epsilon, tale che se z appartiene ad S sta nel complementare di questo disco, cioè il modulo di z è maggiore del epsilon, allora f di z cade nel complementare del disco di centro origine e raggio epsilon. Posso cancellare, ragazzi? Andiamo un po' alla definizione. Sia s un sottoinsieme di C poi z0 un punto di S z0 partendo da S e un punto di cumulazione per F sia qui e F è una funzione di S
F si dice continua in Z0 se il limite di F di Z per Z che tende a Z0 è uguale ad F di Z0. Cioè per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta epsilon maggiore di 0, tale che z appartiene ad s e il modulo di z meno z0 è minore di delta epsilon implica il modulo di f di z meno l è minore. Quindi avete un insieme S, un sottoinsieme S di C. Z0 è un punto di accumulazione, scusate ragazzi, un punto di accumulazione per S è qui. Un punto di accumulazione per S, non Z0 è un punto di accumulazione per S, correggete, e in più deve appartenere Z0 a un punto che deve appartenere ad S, d'accordo? Ed F è una funzione di S di C. Vediamo che F è il continuo in Z0 se il limite di F di Z per Z che tende a Z0 uguale a F di Z0. Per questo vi chiedete che il punto Z0 oltre ad essere un punto di accumulazione per S deve appartenere ad S, perché volete calcolarvi la F nel punto Z0. Cosa vuol dire questo? Dice a livello di tensione di limite al posto di L, scusa ragazzi, posto che dovete mettere F di Z da 0, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta epsilon maggiore di 0 tale che Z appartiene ad S e il modulo di Z meno Z da 0 è minore di delta epsilon. Ragazzi, abbiamo tolto la condizione il modulo di Z meno Z da 0 maggiore di 0 perché ovviamente questa condizione è banalmente soddisfatta nel punto Z da 0. Implica che il modulo di F di Z meno F di Z da 0 è minore di epsilon. D'accordo? Posso lasciare andare? Vedete copiare? Definizione ragazzi, cosa vuol dire una funzione continua? Un insieme se continua e ogni punto è insieme. Sia A incluso il C aperto. Come al solito superiamo avanti verso il vuoto. Messo A aperto in modo tale che ogni siamo tranquilli, ogni punto è di accumulazione per A. D'accordo? Ogni punto di A è un punto di accumulazione per A, quindi siamo tranquilli.
ragazzi, vediamo adesso una caratterizzazione dei limiti. Proviamo. Questa caratterizzazione ci fa vedere che calcolare il limite di una funzione definita in un sottoinsieme di C, a valore in C, equivale a calcolare due limiti, i limiti di due funzioni, ognuna delle quali è definita in un sottoinsieme di R quadro e a valore in R. Allora, il limite di f di z per z che tende a z a 0 è uguale ad L. Se è soltanto se il limite u di x di y. Ragazzi, z a 0 ce lo scriviamo così: x con 0 più y y con 0 e x e y che tende a x con 0 y con 0 è uguale ad a, e il limite di v x y per x y che tende a x con 0 y con 0 è uguale. S è un sottoinsieme di C, diverso dal punto, dal solito. Z0 è un punto di C, del tipo x con 0 più y con 0. È un punto di C di accumulazione per S, d'accordo? Ed F è una funzione che va da S in C. Scriviamoci la F del tipo u di x y più i v di x y, dove abbiamo visto u di x y la parte reale di f di z e v di x y la parte immaginaria di f di z. Ragazzi, poi sia L un numero complesso, lo scriviamo come a più i b. Allora, avete che il limite di f di z per z che tende a z a 0 è uguale ad L se soltanto se il limite della parte reale di f converge alla parte reale di L. Il limite della parte immaginaria di f è uguale alla parte immaginaria di m. Quindi per calcolare questo limite mi siete ricondotti a calcolare il limite di due funzioni entrambe definite nel R quadro, però adesso sono a valori in R. Grazie, c'è giusto 5 minuti di intervallo e poi riprendiamo.